Buongiorno. Donald Trump, al ritorno alla Casa Bianca, dice: "Non abbiate paura del Covid, mi sento meglio di 20 anni fa". La mia prima riflessione è: sono contento per lui, ma la seconda è relativa al concetto di paura, e paura è la parola del giorno. Lo è anche perché si rischia di portare il dibattito politico a un confronto tra chi ha paura e chi non ha paura, e così non va bene. Ripartiamo dalle basi. La paura è un'emozione fondamentale per la nostra vita, perché ci protegge, perché ci tiene al riparo da rischi, ma è anche vero che noi abbiamo più o meno paura in funzione di quelle che percepiamo essere le nostre capacità, le nostre potenzialità, le nostre difese. È chiaro che se sei il Presidente degli Stati Uniti, e ripeto, hai ricevuto le migliori cure del mondo, non puoi non pensare a decine di milioni di americani che non riescono nemmeno a varcare la soglia degli ospedali se non hanno una carta di credito in tasca. E questo è il punto. Io lo dico con franchezza, io ho paura del Covid. Non ho una paura paralizzante perché sono un uomo nato nel XX secolo e sono abituato ad affrontare razionalmente le difficoltà, ma è innegabile che ho paura e non mi permetterei mai, non mi sognerei mai di dire non bisogna avere paura, anche perché, in sintesi, io penso che per il vaccino ci vorrà tempo, ma soprattutto ci vorrà tempo per un vaccino che coprirà tutto e tutti. E quindi, nel frattempo, a mio giudizio, il miglior vaccino sta nell'interiorizzare le nostre paure, nell'essere consapevoli e nel cercare di vivere. Perché, lo ripeto un'altra volta, anche questa è vita ed è una vita che merita di essere vissuta.